Allora, i romanzi che io ho scritto, che sono romanzi storici, ma che comunque hanno a che fare sempre con la storia locale, ma che si è intrecciata con la storia nazionale, sono ormai 7 romanzi, di cui hanno avuto grande notorietà, incominciando dal primo, che è Artemisia Sanchez, da cui la RAI nel 2008 ha tratto una fiction televisiva che ha avuto grandi ascolti e che raccontava la storia della rivoluzione agricola che ci fu alla fine del Settecento. È una storia che si intreccia anche con episodi tragici che in queste terre avvennero. Come sapete, lo scrittore che si confronta con il genere storico, con il romanzo storico, ha sempre dei vincoli particolari che sono quelli di non discostarsi mai da quelle che sono le fonti e la storia reale, e poi all'interno può costruire la storia, la vita di personaggi, ma che comunque non possono travalicare quelli che furono i fatti realmente accaduti. E alla fine del Settecento, in queste terre, successe qualcosa che sconvolse il mondo di queste, diciamo, anche se mi ripeto, di queste terre, di questi luoghi, della storia di questi luoghi, della cultura, dell'economia, di tutto ciò che riguardava la società di questi luoghi. Possiamo dire che quello che successe il 5 febbraio del 1783, il terribile flagello, un terremoto di intensità mai vista in Italia fin da tutti i tempi. Non si era mai avuto un terremoto di magnitudo e che di distruzione, che portò a distruzione tale come quello che si verificò la mattina del 5 febbraio del 1783 in questo luogo. Ebbe epicentro proprio Seminara, intorno di Seminara, e che distrusse tutta la provincia tirrenica di Reggio Calabria stesso, e che arrivò fino anche a Cosenza, ma l'epicentro fu qui, e quindi azzerò tutti questi paesi che vivevano che avevano visto negli anni precedenti lo sviluppo, una rivoluzione dal punto di vista agricolo, perché questa era zona di gelsi, gelseti per la produzione di seta, ma soprattutto di olio d'oliva, con coltivazioni intensive di ulivi secolari che venivano dal mondo dei greci, e che aveva avuto proprio nel 1768 e in avanti una trasformazione, perché con l'introduzione del trappeto alla genovese del marchese Domenico Grimaldi, qui venne rivoluzionato il modo di intendere la coltivazione e la produzione di olio, ma che poi diciamo, si ribaltò sulla società, perché una società poverissima, con la trasformazione dell'olio da non commestibile a commestibile, e quindi portando beneficio a tutta la popolazione, certamente di più a chi era i proprietari, che erano la mano morta, la chiesa e i grandi feudatari, ma di conseguenza anche alla gente che comunque si confrontava con questo tipo di lavorazione, e che quindi comportò che l'aumento dell'olio ben 15 volte nel prezzo rispetto a prima portò molta ricchezza in queste zone. Tant'è vero che migliorarono le condizioni sociali, ma che tutto si azzerò con il terremoto del 1783. Ecco, il romanzo Artemisia Sanchez racconta quest'epoca, tutto lo stravolgimento, la rivoluzione prima agricola e poi lo stravolgimento attraverso un amore strano, un amore proibito tra il prete del luogo, il prete della basilica della Madonna Nera di Seminara, e una nobildonna, Artemisia Sanchez, da cui il romanzo prende il nome. E racconta prima del terremoto, la rivoluzione agricola, quanto fu sofferta questa rivoluzione, perché andava a incidere, a toccare interessi ancestrali, secolari, delle classi dominanti, e con l'introduzione del trappeto alla genovese, logicamente venivano meno privilegi e anche forme di ruberia che si facevano nei trappeti in confronto a chi era costretto a portare le ulive a essere macinate, e la portava anche ad una modifica anche
all'interno del sistema sociale e dei rapporti tra le persone. E Domenico Grimaldi di questo ne soffrì molto, ne pagò anche molte conseguenze, e il romanzo descrive passo passo questi episodi attraverso il racconto dell'amore tra Artemisia e appunto Donangelo Falvetti, fino a poi agli epiloghi che nel romanzo poi andiamo a trovare. Ecco, questo è Artemisia Sanchez per quanto riguarda il romanzo, che ripeto ebbe un enorme successo, pubblicato da Mondadori, e che fu appunto poi come film visto in tutta Italia e poi in tutto il mondo.